ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Ryan Italy Channel. Oggi ragazzi, da come avete visto, da che cosa c'è sul tavolo, che cosa c'ho qua sul tavolo, sia a destra che a sinistra. Oggi ragazzi apriremo le uova di Pasqua. E guardate ragazzi, non vedo proprio l'ora di aprirle. Ne ho ricevute due, come si può dire, e sono molto belle. Allora ragazzi, io però vi volevo solo dire questa cosa qua prima di cominciare ad aprirle, che io ho ricevuto questa qua di Superman, che me l'ha regalata il mio caro amico Andrea Hercules, che lo saluto, che io gli voglio un sacco di bene. Ciao Andrea, ti ringrazio ancora per l'uovo, ma cioè lo saluto non solo per l'uovo, lo saluto anche così, che io ve ne avevo già parlato di lui, durante l'apertura dei regali di Natale, che lo chiamavo Hercules, che è il suo soprannome Hercules perché ha gli occhi azzurri proprio come Hercules. E io praticamente lo ringrazio tantissimo per questo regalo, che è l'uovo di Superman, dove subito per te c'è una sorpresa all'interno, che è senza clou più nell'uovo di Pasqua. Lui me l'ha regalato, soprattutto me l'ha regalato perché io sono super, ha detto l'uovo per Ryanissimo. Perché lui è fatto con tipo da un soprannome a qualcuno, mette sempre l'issimo, per esempio. Poi qua invece c'è quello Bauli, quello delle grandi firme, che me l'ha regalato il mio caro amico Jacopo. Ciao Jacopo. Dove all'interno si può trovare qualcosa di queste quattro marche. Allora, qualcosa della Fiat, qualcosa della Roncato, qualcosa della Martina e qualcosa della Panini. Ci sarà qualcosa dentro una di queste quattro marche. Io speravo, ragazzi, di trovare, che qua ho già illustrato qualcosa. Qua c'è tipo il porta occhiali della Roncato con in più gli occhiali della Roncato. Poi la Fiat 500, il portafoglio della Fiat 500, che spero di trovarlo. Poi se no c'è il foulard della Martina. Io mi ricordo anche, ragazzi, che la Martina era anche faceva anche i le camicie, mi veniva in mente. E poi qua invece c'è il porta passaporto, sì, della Pollini. E quindi ragazzi, io direi di aprirlo. Ragazzi, volevo farvi vedere che in più, come bonus extra, aprirò anche il Kinder Joy. L'ho voluto aggiungere così come bonus extra. Quindi ragazzi, direi di aprire questo qua, quello di Superman. Chissà che cosa potrebbe essere dentro. C'è scritto che subito per te c'è una sorpresa all'interno. Chissà che cosa ci sarà, come si può dire. vediamo ragazzi. Beh, questo è il bello della Pasqua, ragazzi. Allora, vediamo. Non dirmi che anche questo qua è un uovo che ti fa fatica ad aprire. No. Riesco. Ecco qua l'uovo. Eccolo qua. Ragazzi, preparatevi che adesso io lo spacco. Oh, è un po' rotto qua, ma tutto. Preparatevi, ragazzi, che adesso lo spacco. Preparatevi, Tre. Aspettate. 3, 2, 1. Devo rifare. Più forte. Guardate. 3, 2, 1. Perché non ti... Oh, finalmente. Non si apriva. Cos'è? Riesco a capire che cos'è. Altri ragazzi, che lo apro con la forbice. Qua ci vuole assolutamente la forbice, come si può dire, attenzione a non rovinare il regalo, a non tagliare il regalo di Superman. Ragazzi, però si faceva fatica ad aprire, veramente. Ma che strano. Mettiamo qua dentro. Ok, vediamo che cos'è. Che cos'è? Ma c'è un'altra. Ma c'è un'altra busta! Ecco, proviamo ad aprire da qua. Ecco qua. E vediamo che cosa sarà mai. Ma io non riesco a capire che cos'è. Aspetta, ragazzi. È un frisbee! Non capivo! È un frisbee di Superman! Che bello! Mi piace! Grazie Hercules, ti ringrazio ancora per il magnifico regalo e ti auguro una buona Pasqua anche ancora, Ma che bello!
Visto ragazzi che io sono già al mare, che io sono a San Mauro Mare, che si trova in provincia di Forlì, Cesena, dopo lo proverò. Mentre ragazzi, capivo cos'è che si apre una... cos'è? Adesso ragazzi io direi di aprire il Tinder. Questo lo lascio per ultimo perché voglio vedere che cosa ci sarà come sorpresa. Allora, cioccolata la pigliamo sicura. Non posso sicuro. Ok, allora qua c'è qua c'è la cioccolata. Ah ragazzi, posso farvi vedere ragazzi una cosa. E un giorno ragazzi vi prometterò che io vi farò vedere un trucco per come mangiare meglio la cioccolata Kinder Joy. Sapete come si fa? Si prende un uovo Kinder Joy, lo mettete dentro il frigorifero, diciamo quanto ci metterà? Ci metterà 10-20 minuti più o meno. Poi appena lo aprite si toglie e poi dopo potete mangiare tutto il Kinder Joy senza che non c'è bisogno della paletta. Senza bisogno della paletta. È un metodo che quando l'ho scoperto ragazzi ho detto: ma è come se avessi scoperto l'America. Cioè, come scoprire l'America? Uno va in ricerca di qualcosa, è come scoprire l'America. Allora vediamo. C'è un coso che non so cosa sia. Poi, ma cos'è? Ah, vabbè, meno male. Beh, certo, ci sono le istruzioni e poi degli sticker, ma ah, c'è anche il personaggio da attaccare, lo sticker del personaggio da attaccare, vediamo che cosa c'è da aprire, vediamo. È sempre un portachiavi, sì, è sempre un portachiavi che però non riesco a capire che cos'è. Ah ragazzi, poi qua fa anche vedere l'app con il QR code. Non riesco a capire che cosa sia. Aspettate. Allora, secondo me bisogna tipo inserirlo qua. E poi mettere... Ah, secondo me bisogna tipo mettere questi. Ok. E poi bisogna attaccare il personaggino. Ragazzi, che forse ho capito, uffa, ma ho trovato solo personaggi femmine. Nell'altra sorpresa ho trovato solo un personaggio femmina. Uff. Ok, aspettate ragazzi, che forse sono riuscito a capire che cos'è. E poi che cosa fa? E poi che cosa fa? Che cosa fa? Aspettate ragazzi, che provo ad attaccarlo meglio. Vabbè, io ho aggiunto tutto quello che dovevo aggiungere. Che cosa devo aggiungere in più? C'è anche il filo. Ah no, dopo. Io pensavo ragazzi che ci fosse il filo da attaccare qua. C'è il buco apposta per mettere il filo dentro. No, pensavo ci fosse già. Ah, forse ho capito ragazzi. Secondo me magari bisogna tipo tirarlo fuori con il filo. Forse ho capito. Ok, mettiamo qua la sorpresa. Qua c'è dentro la cioccolata. Che qua c'è sempre tipo un sacco di simboli per la Kinder. In più con il coso rosa. E con il coso rosa. Con il colorato tipo di giallo. Secondo me questo qua deve essere tipo giallo ocra. Secondo me, più o meno. C'è, vuol dire che c'è, non la sorpresa, vuol dire che c'è il cioccolato. Ok, adesso ragazzi passiamo al più bello. Qua preparatevi che ci sarà da spaccare un sacco. Questo come se riuscirà a spaccare. Allora, del Bauli, guardate ragazzi come l'hanno anche fatto bene qua. Come è introdotto anche, guardate qua come l'hanno fatto bene, veramente. Le scritte anche. Ok ragazzi, eccolo qua. Allora, qua invece c'è un filo. È della Bauli, sì. Bauli, avete preso la Bauli? Aspettate che non so come si apre. Ok, aspettate. Ah, qua ci sono scritte le grandi firme. Scopri tutti i gusti della Pasqua Bauli. Ah, ma c'erano anche altri gusti dietro. Dietro c'era anche scritto questo. Ma quante scritte ha messo la Bauli? E ne ha messo un sacco. Io non sapevo neanche che ci fosse quello lì. Ok, eccolo qua. Ragazzi, questa cosa qua è geniale. Vedete ragazzi? Vedete ragazzi come sono geniali? Qua hanno messo un filo anziché lo scotch, così devono fare tutte le uova di Pasqua. E quello lì è l'ingannamento delle uova di Pasqua. È quella cosa lì che ti inganna, è quello che ti inganna. Ok, eccolo qua. Oh mamma mia, sei grande. Oh mamma mia, sembra che devo tirare fuori un bambino appena nato. Ah, anche qua. Vabbè, anche qui cade ragazzi, lo scotch. Attenzione che è un po'. Attenzione ragazzi che è un po' rotto qua. Vabbè, lo stesso. Ok ragazzi, io direi che possiamo. Ma sì, dai, buttiamo via la cartaccia, dai, lo stesso. Allora ragazzi, qua c'è un piccolo, cioè è un po' schioccato, ma fa lo stesso. Cioè c'è un piccolo buchetto, però
C'è un piccolo ciocco, vabbè, sono lo stesso. E ragazzi, direi di aprirla, tra 3, scusate, sposto, tra 3, 2, 1, questa si riesce ad aprire. E vediamo che cosa c'è all'interno. Sta per cadere tutta la cioccolata. Ok, vediamo. Che cosa sarà mai? Che sorpresa sarà mai? Attenzione, rullo di tamburi. È venuto probabilmente adesso di dire a voi ragazzi, fate il rullo di tamburi. Ma come si fa ad aprire? Aspetta, perché non... perché non si tira molto? Ah, ecco, ecco qua. Ma cosa sarà mai? Ma che cosa sarà mai? È il foulard della Martina! Ma che bello! Beh, ragazzi, vedete che cosa vi dico? Per me va bene anche il foulard della Martina. Che bello che è! Wow! Si può usare... Sapete, ragazzi, dove si potrebbe prendere, dove si potrebbe usare questo? Secondo me tipo nel deserto, no? Tipo c'è... Cioè, se magari questo qua secondo me si potrebbe anche usare nel deserto, quando tipo uno c'ha tipo, deve tipo mettersi l'hijab che copre la bocca, perché sennò dopo mangi la sabbia quando vai nel deserto. Questo secondo me è ottimo. Si copre così, secondo me. Aspettate ragazzi che provo. Tante pazienza. Sì, potrebbe essere carino. Sì, poi uno magari tipo se lo affila qua. Adesso non so bene come si fa, adesso poi vedremo. E poi magari tipo lo può mettere tipo da andare nel deserto. Guardate ragazzi, sono veramente contento. Voi ragazzi che cosa pensate di questa apertura delle uova di Pasqua? Spero ragazzi che anche voi avete trovato, spero che anche voi avete trovato qualcosa di bello dentro le uova di Pasqua. Spero anche che voi, avete trovato delle ottime sorprese, lo spero anche, vi auguro di aver trovato delle ottime sorprese, come me. E noi ragazzi ci vedremo in un prossimo video e vi auguro ancora una buona Pasqua, ancora auguri di buona Pasqua. E noi ragazzi, vedete un bel pollicione in su, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollicione in su, se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale qua sotto e noi ci vedremo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale qua sotto per vederne altri di video e noi ci vedremo in un prossimo video. Ancora auguri di buona Pasqua. Ciao!